Ciao a tutti, sono Emanuele Turato, presidente dell'Italy Bass. Una domanda che spesso mi fate è: io mi avvicino alla pesca al bass e sento parlare del mulinello da casting. E chi prova poi a comprare un mulinello da casting si trova spesso in difficoltà perché ai primi lanci fa le cosiddette parrucche e abbandona questa tecnica di pesca. In realtà pescare a casting è molto facile. La cosa di cui dovete sapere e porre la massima attenzione è il settaggio del mulinello. Dovete sapere che il mulinello da casting ha due tipologie di freno principale, che può essere meccanico, quello che andate a regolare con la mano, che va a stringere la vita e permette di bloccare la caduta dell'esca, e quello che poi è il centrifugo o magnetico, o i più avanzati hanno sia centrifugo che magnetico, che va a regolare la fuoriuscita del filo nella forzatura del lancio. Se questi freni non sono ben settati, succederà la classica parrucca, che è quella che poi vi fa abbandonare l'utilizzo del mulinello da casting. In realtà il mulinello da casting è fondamentale per la pesca del bass, quindi basta solo spendere un pochino di tempo all'inizio per imparare come settarlo. E andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si parla. Allora, la parte destra del mulinello ha una zona, avrà sicuramente una levettina o un bottoncino, dipende poi dalle varie marche, dove potrete aprire il mulinello e andare a vedere se il freno è magnetico o centrifugo. Il freno centrifugo non è altro che la possibilità di muovere dei pesini che per forza centrifuga vanno a frenare l'uscita del filo quando voi andate a lanciare. Magnetico invece avrà una rotellina che semplicemente avvicina i magneti al magnete principale e che va a frenare magneticamente la rotazione della bobina. Okay. Questo è fondamentale per far sì che, in base al peso dell'esca che state utilizzando, la fuoriuscita del filo sia bilanciata, in modo che se voi forzate il lancio e per caso state imprimendo una forza maggiore a quella necessaria per l'uscita del filo in base all'esca che state utilizzando, vada a coprire la vostra forza con un'uscita un po' frenata. Quindi all'inizio il consiglio è: tenete un pochino più frenato e quando avrete preso più abilità e capacità e confidenza con la forza necessaria per lanciare la vostra esca, potrete andare a regolare un pochino più aperto il freno sia centrifugo che magnetico e quindi avrete lanci più lunghi. Ma all'inizio è meglio avere un lancio più corto ed evitare la famosa parrucca che vi fa buttare via magari una bobina di filo da 30 euro se avete usato il fluorocarbon o il trecciato. Quindi ripeto, meglio tenere un pochino più chiusi i freni all'inizio e quando si prende confidenza andarli ad aprire. Cosa diversa invece è la frizione. La frizione, visto che noi usiamo di solito dei fili sovradimensionati rispetto al pesce che peschiamo, quella potete tenerla chiusa fin dall'inizio, perché tanto il combattimento avviene tutto nei primi momenti e poi la frizione non vi aiuterà. Diverso è se utilizzaste il mulinello da spinning. Però per il casting la frizione la potete tenere anche chiusa. Se poi invece usate dei fili un pochino più sottili e non troppo resistenti, anche sul casting, che è un passaggio che fanno magari i pescatori più esperti, a quel punto lì sarà importante tarare anche la frizione. Quindi dovete tenere a mente la frizione, il freno meccanico che si trova sulla sinistra, vicino alla manovella di recupero, e il freno centrifugo o magnetico. Queste sono le opzioni fondamentali che dovrete imparare a settare per utilizzare al meglio il mulinello da casting.